Ragazze, e ben ritrovati in un nuovo video. Soprattutto benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Se vi vedete più o meno, diciamo, come l'altro video, anche se vabbè, non è che tanto non si vedeva niente alla fine, è perché sto registrando più video. Allora, ho fatto già la base. Come da titolo andremo a provare la nostra Soul Blooming. Andremo a fare dato che devo uscire comunque giorno, allora ho un po' esagerato forse con l'illuminante, ma è un po' questo l'effetto che volevo in realtà. Allora, andate ad utilizzare come per la base la BB Cream di Yves Rocher, diciamo la colorazione medium. Poi sono andata ad utilizzare la palette di Wycon Cosmetics. E da qui appunto ho preso le terre che di solito io le mixo, poi la Soft Peach per andare a uniformare un po' l'incarnato e poi questa per illuminare un po' di qua. E poi ragazzi e ragazze, cioè, finalmente ho trovato il correttore della mia vita ed è proprio questo di Yves Rocher. Ragazze, questo è la vita, copre le occhiaie, copre tutto, cioè basta che mettete solo questo e il problema è risolto, almeno per come è il mio viso che non ha particolari imperfezioni, cioè con questo ho risolto il mio problema. Prima trovavo questo invece dell'Essence che ho. Praticamente è anche buono, solo che è molto più chiaro, quindi va bene per illuminare. E comunque sono veramente soddisfatta di questo acquisto. E poi ho utilizzato la palette di illuminanti e blush della Live and Love Makeup Obsession, che è bellissima, e appunto questo illuminante che vedete così è proprio questo, mentre a mo' di blush ho utilizzato questo bello chiaro, fantastico. Quindi adesso andremo appunto a realizzare un look, diciamo abbastanza, ecco, c'ho ancora residui di illuminante sulle mani, ok. Abbastanza semplice con la nostra Soul Blooming. Ah, e poi per quanto riguarda le sopracciglia, sono andata a utilizzare questa matita della Bella Oggi, che non è proprio la mia colorazione più chiara, perché la mia, quella che utilizzavo di Douglas, è finita. Poi ho utilizzato appunto il kit della Revolution Makeup, eccolo qui. Si vede il telefono. Inizio con il camomile e lo distribuisco, diciamo, più sotto l'arcata sopraccigliare. Lo stesso sia, diciamo, sotto le sopracciglia e poi anche per tutto il resto della papera mobile. Poi vado a utilizzare il colore, vado con il bolero, sempre con un altro pennellino da sfumatura, e lo vado sempre a mettere, diciamo, tra l'arcata sopraccigliare e quella mobile. Questo ricorda tanto il Sistina. Eccolo applicato, bellissimo veramente, direi assolutamente adesso voglio provare questo blu bellissimo, cioè, come si dice, è cromato, non è proprio blu blu, con dei riflessi tipo sul violetto, veramente bellissimo. E appunto lo vado a mettere di qua, vediamo com'è, come si comporta, è troppo scuro,
taglio un po', lo lascio sì un po' di pollastro, non così, dato che comunque ho messo già prima il bagnante tutto, anche se comunque sì, ma vabbè, tanto vabbè si toglie. Poi comunque mi piacerebbe avere anche un po' di riflessi, diciamo dei glitter, che ha questo il blu, non mi dispiacerebbe. Ok, abbiamo creato appunto questa sfumatura così e poi andrò ad appicchiettarlo più prepotentemente, sempre sul colore stesso, un po' con l'apposito pennellino bagnato, e andrò a tamponarlo sopra per ricalcare. Eccoci qua, quindi sono andata a ripassare un po' con questo e con questo, a picchiettarlo questo, cioè un po' inumidito, e sono andata a picchiettarci sopra. E adesso andremo ad applicare il Climbing Rose, illuminante, e lo andiamo ad applicare appunto qua, e poi per andare a mettere, diciamo, un tocco, allora ecco, per illuminare un po' al centro c'è questo, il Garden Gate, l'ho applicato. Bellissimo, no? Ma vabbè, bellissimo proprio. Vediamo anche un po' qui. E a proposito dei punti luce, vado a prendere questo roseo, questo rosa, il Philosophy. Questo luce qua, bellissimo anche questo, è il micro, no, ma vabbè, ma questo paletto, cioè, guardate, ma è bellissimo. Prendo qui, non so se mi prendere questo o andare sempre con questo, per illuminare qui, cioè con questo. Dai, andiamo con questo, voglio assolutamente provarlo, anche se non ne metto proprio, non ne metto, cioè prendiamo anche proprio di questo. Eccolo qui, adesso si vede, bellissimo, super illuminator. Meno male che devo fare una roba semplice, ma guardate, è un mese che non mi trucco praticamente. Poi vi faccio un video a parte e vi faccio vedere quello che utilizzavo, non utilizzo, cioè il mio non trucco effettivo, lo faccio andare al lavoro, perché sicuramente continuerò a fare sperando di ritornare al lavoro. Andando con adesso, cioè con l'eyeliner della Revolution, ma faccio giusto una linea leggera. Adesso vado ad applicare questa matita su, diciamo sul blu notte, blu scuro. Questa faceva parte di un set di Amazon che ho preso, bellissimo, e poi vado semplicemente di mascara, vado con questo, il Duster della Kiko, poi vado semplicemente ad applicare questo gloss della Kiko, bellissimo. Non c'è più l'obbligo di indossare la mascherina anche fuori, che praticamente c'è solo l'obbligo ovviamente di locali chiusi per la parte di notte senza, e quindi sfruttavo anche questo Instagram, potevo mettere un linear o il gloss, e comunque anche se hai la mascherina non vanno a toccare tutti i tanti i capelli. Vabbè, sciolgo anche qui. Poi spruzziamo un po' di fissante.
questo è il look finito. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per ricevere notifiche di quando usciranno i miei nuovi video. Noi ci vediamo al prossimo, ciao!